Torino, il campionato italiano due ruote motrici Ferodo riparte nel modo in cui era terminato nella passata stagione, con il podio e gran parte della gara monopolizzati da Renato Travaglia e dalla sua Peugeot Esso, sempre 306, ma questa volta in versione Maxi Kit Car. I due, pilota e vettura, hanno infatti dominato un'edizione del Rally Città di Torino, che è purtroppo stata condizionata subito dal ritiro di Piero Longhi, che con la sua Renault Megane Merck ha abbandonato per problemi al motore dopo aver realizzato il miglior tempo sulla speciale di apertura. Troppo breve la corsa del pilota di Borgomanero e della sua Megane, la più aggiornata e ufficiale di quelle in gara, per dare un giudizio definitivo, ma il piccolo spiraglio di gara che li ha visti i protagonisti fa comunque ben sperare per il futuro del campionato. Il successo della Peugeot sarebbe stato più rotondo se Pici Deila non fosse uscito di strada a tre prove dal termine, quando occupava la seconda posizione a soli 9 secondi da Travaglia. Fermo l'avversario più accreditato dei due Peugeot dalla prima speciale, la corsa piemontese non ha avuto alcuna storia, almeno per l'assoluta. I due piloti delle 306 Maxi, fin dalle prime ore del mattino, hanno infatti iniziato a staccare lentamente gli avversari, aprendo un solco profondo fra le prime due posizioni della classifica e le altre. Travaglia in particolare ha iniziato a marciare come un rullo compressore, vincendo 6 delle prime 8 prove speciali, costantemente seguito da Pier Giorgio Deila, che a metà gara era staccato di soli 9 secondi. Sulla prova numero 9, il secondo passaggio su Barangero, Travaglia riusciva ad allungare leggermente, ma il compagno non lo mollava. Dietro ai primi due, la battaglia per il terzo posto è stata cruenta e bellissima fra la Renault Clio Maxi di Re e le due Megane Kit Car di Pozzi e Vita. Bella anche la prova di Luca Cantamessa, attardato da problemi al cambio dopo essere stato a lungo in terza posizione, quelli di Ondrati, Gatti e Saglio, mentre l'altro Deila, Romeo, ha dovuto fare i conti con una serie infinita di piccoli problemi alla sua Peugeot 306 Gruppo A, che lo hanno tenuto ai margini della top 10. Bella anche la battaglia per il gruppo N con Brega, Renault Clio Williams del Fiora Team, Vallino e Ameglio, Peugeot 306 Rally e Sottile al debutto con l'Opel Astra ufficialmente portata in gara da Opel Italia, che hanno lottato a lungo sul filo dei secondi. La cronaca della gara si apre subito con il botto. Nella tarda serata di venerdì, nella super speciale spettacolo dello Stadio delle Alpi, Piero Longhi ottiene il miglior tempo, ma la sua Megane del team Autorennia si ammutolisce pochi metri dopo il fine prova. Per il pilota di Borgomanero è il ritiro. Travaglia e Deila seguono in seconda e terza posizione, mentre Felice Re porta la sua Clio Kit Car al quarto posto davanti a Cantamessa e Pozzi. Tra le prove da sottolineare, quella di Besenzoni con Citroën Saxo Kit Car del Jolly Club, che segna il nono tempo, mentre Vita è solamente sedicesimo. Si ferma anche Damioli. Si riparte la mattina dopo con 108 concorrenti in gara. Renato Travaglia realizza il miglior tempo davanti a Deila, che perde un secondo e mezzo. Cantamessa è terzo con la Clio Williams della Meteco Corse, seguito dal compagno di scuderia Saglio. Bizzarri perde ogni possibilità di lottare per la vittoria nel gruppo N, forando con la Rover 200 e perdendo 4 minuti e 45 secondi. La terza prova vede ancora Travaglia realizzare il miglior tempo sempre davanti a Deila. Vita inizia a aumentare il suo feeling con la vettura e realizza il terzo tempo davanti a Pozzi. In testa alla classifica al gruppo N è Sottile con la Opel Astra GSI della Rubicone Corse. Sulla quarta prova note tristi per Cantamessa, che perde parecchi secondi per manifestarsi di gravi problemi al cambio. La prova va a Travaglia, sempre vittorioso, ma questa volta Pozzi riesce a uguagliare il secondo tempo di Deila, a un secondo punto 6 dal Trentino. Ancora una prova e ancora una vittoria per Travaglia, più veloce del compagno di squadra, per solo un secondo e 4. Saglio perde 1 minuto e 24 secondi per problemi di alimentazione, mentre Vita precede Pozzi e Cantamessa e si avvicina a Re in un quinto posto generale. Besenzoni ha problemi di elettronica e deve concludere la sua bella gara con la debuttante Clio Maxi. Allo Stadio delle Alpi, nel secondo passaggio della super speciale, vince Deila, che rifila ben 3 secondi a Travaglia. Ma il Trentino torna decisamente all'attacco e nelle tre prove successive aumenta il suo vantaggio, anche se solo di una manciata di secondi. A spianare definitivamente la strada a Travaglia è però lo stesso Deila, che nella speciale di Celle esce di strada in un tratto sporchissimo. A qualche centimetro dalla sua vettura piomba poi la Megane di Oldrati, mentre tra chi si ritira in prova c'è anche un altro dei protagonisti della corsa, Felice Re, che in quel momento si trovava in terza posizione. Le ultime prove non hanno più storia, con Travaglia che vola verso il primo successo stagionale, seguito a molta distanza dalle due Renault Megane Maxi di Francesco Pozzi e Gianluca Vita. A seguire concludono poi Cantamessa, velocissimo con la sua Renault Clio Williams Gruppo A, Saglio, Renault Clio Maxi, Galli, Deila e Calvetti. Primo nel gruppo N e ottavo assoluto è Massimo Brega, Renault Clio Williams del Fiora Team, che al termine di una bella battaglia precede Vallino, Ameglio e Sottile al debutto con l'Opel Astra ufficiale.
l'avventura del Fiat Junior Rally Team si conclude nel migliore dei modi con il piccolo plotone delle 600 che si è fatto spesso notare. Al termine il migliore è Fabio Roero, che precede ceccato il giovane promettente toscano Matteo Gonnelli, Stefano Macaluso e Cora De Adamic.